Undicesimo capitolo. Indietro nel tempo. La seconda operazione. Erano giorni di adattamento per tutti. Michele aveva ripreso il lavoro serenamente. Dopo qualche giorno avremmo potuto festeggiare il suo compleanno. Marco aveva il suo nuovo fratellino, al quale era già affezionato, e io avevo ritrovato il mio solito tran tran di mamma, moglie e donna di casa. Mi piace quello che sono. Ho avuto difficoltà anni fa per decidere per una vita lavorativa o per essere tutta per la famiglia. Ora non cambierei per nulla al mondo, necessità permettendo. Mi piace occuparmi di noi. 19 ottobre. Era il compleanno di Michele ed era tutto pronto per la festa. Ma Cristiano continuava a piangere, faceva fatica a mangiare e dormiva male. Gli avevo misurato la febbre, 38. Non ci voleva. Gli diedi qualcosa per farla calare, ma non andava giù. Ero molto preoccupata. Dalla garza sulla testa iniziava ad uscire un liquido giallo. La preoccupazione era diventata spavento. Chiamai Michele e una volta dal pediatra ci disse di andare al pronto soccorso. Un po' di tranquillità, no? Dobbiamo attendere il neurochirurgo, ora mettiamo una ganza compressiva, aveva esordito l'infermiera. Michele e Marco erano tornati a casa per la notte. Cristiano e io eravamo rimasti dentro. Questa volta almeno l'ambiente era decisamente accogliente e carino. C'erano tanti disegni di favole sulle pareti dei corridoi e una luce azzurra illuminava la stanza. C'era un piacevole silenzio. Più tardi, probabilmente per la stanchezza, mi ero sentita male. Non avessero abbastanza da fare le infermiere, ora si erano trovate due pazienti al prezzo di uno. A differenza dell'altro ospedale, loro erano molto gentili. Mi avevano accudita, comprensive, e per farmi riposare un po' avevano portato Cristiano in patologia neonatale, così era sorvegliato meglio. Ero molto stanca e mi si chiusero gli occhi presto. Quando li avevo riaperti era mattina. Anche se le regole non lo permettevano, mi avevano passato del tè coi biscotti. Arrivato il neurochirurgo, avevano iniziato a spiegarmi che non era chiaro il motivo della perdita. Bisogna rioperare. Era necessario. Le stesse condizioni della prima operazione. Lo stesso rischio. Questa volta però avevamo la possibilità di stare insieme con Michele. Dopo un po' era arrivato anche lui. Cristiano era già entrato in sala operatoria. La cappellina lì vicino era deserta. Il silenzio regnava sulla solita confusione e sul via vai di un ospedale. Siamo qui, faccia a faccia. E tu, signore, rimani lì, in silenzio, e non dici nulla. È un silenzio di pace, un silenzio che tocca l'anima. Tu lì sulla croce e noi qui che sentiamo il peso della nostra. Poi ci sentiamo sollevati e ci aiuti a portarla questa croce, nonostante migliaia e migliaia ne abbia già sulle spalle. In quel momento mi era venuto in mente un passo della Bibbia che una volta avevamo letto con Don Gino. C'è un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Ci sono stati momenti dove avevamo pianto e ci eravamo disperati, arrabbiati, dove avremmo voluto urlare tutto il nostro dolore. Poi ci siamo affidati a te, Gesù. Gesù sulla croce, Gesù risorto. Hai pazientato con noi.
Ci hai ascoltato in silenzio. Hai aspettato i nostri tempi. Infine, ci hai fatto capire che siamo chiamati alla vita e che ci avresti aiutato a superare le difficoltà man mano che si presentavano. E così stai facendo. Cristiano finalmente era riuscito dalla sala operatoria. L'essere stati in cappellina ci aveva aiutati anche a far sembrare meno lunghe le ore di attesa. Ogni tanto il pensiero correva a Marco. Il medico, solitamente sulle sue, sembrava contento. È basso di statura, occhi azzurri, con la barba. Ha un carattere burbero, ma dietro a quella scorza dura c'è un bravo dottore. Era andato tutto bene anche questa volta. Il recupero in patologia però sembrava un po' lento e i medici erano in pensiero. Siamo preoccupati, il bimbo non reagisce agli stimoli come dovrebbe. Lo so, ma gli state dando 20-30 grammi di latte con il sondino, conoscendolo è stremato, ha fame. La situazione è grave, signora, non pensiamo sia per il cibo. Fatemi provare, fatelo attaccare a me. Oh, come succhia, eri proprio affamato, piccolo mio, vero? Nel giro di 4 giorni eravamo a casa, tutti insieme. E con queste parole a termine il capitolo. Se siete curiosi di conoscere il resto della storia, dovete avere un po' di pazienza fino al prossimo video. Potete trovare Ma perché a me sto crescendo su amazon.it, sia in versione cartacea che in formato digitale. Ora vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.